Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Xenoverse per Aspera ad Astra. Devo ammettere che mi sta riprendendo davvero tanto la voglia di giocare a Xenoverse dopo averlo lasciato per un lungo periodo di tempo, date le uscite di Diamante e Perla e Leggende Pokémon. Bene, dopo aver finito il primo DLC ci aspetta il secondo, e per il secondo bisogna ovviamente ritirare la lettera al centro Pokémon e poi andare a Balanzopoli a parlare con Aster. Oh Link, eccoti qui! Vedo che hai ricevuto la mia lettera. Fantastico. Tarasso, che bell'occhio, sono venuti nel mio laboratorio per aggiornarmi sugli ultimi eventi del Pokémon Furia. Purtroppo ti porto solo spiacevoli notizie. L'energia furiosa si è diffusa rapidamente in tutta la regione. E a quanto pare, non soltanto i Pokémon X ne risultano affetti, ma anche alcuni Pokémon terrestri. Durante gli avvenimenti nello Xenoverse, sia l'energia terrestre che quella Xenoverse sono state rilasciate in grande quantità sulla Terra. Questo ha portato le due energie entrate in conflitto a fondersi e cristallizzarsi, esattamente come è stato per la fusione avvenuta tra Luxflon e Dragalisk. Questa energia cristallizzata ha impatti estremi su alcuni Pokémon, che subiscono una trasformazione così radicale da renderli tanto potenti quanto pericolosi. Eh sì, l'abbiamo visto in effetti. Ah, ma la Mega Evoluzione parla? Pensavo il livello 100 e le 18 barre di vita, ma no. Esatto, quello straordinario potere che hai già visto dal mio Suicune, o contro il Weavile di tuo padre Versil. Questo potere nascosto si è manifestato durante i nostri studi ed esperimenti sullo Xenoverse. Quindi in questo universo narrativo la Mega Evoluzione è un risultato dell'energia Xenoverse e terrestre. Credo che ci sia una correlazione tra questo fenomeno e le evoluzioni terrestre Xenoverse del tuo starter. E poi guarda i tuoi orecchini, sono stati sicuramente plasmati da questa energia cristallizzata. Dunque, per il prossimo obiettivo allora, che si fa? Ho chiesto ad un mio nuovo tirocinante di darti una mano. È già partito verso nord per indagare su una possibile pista riguardo una nuova furia. Vorrei che tu lo raggiungessi. Attenzione. E qualcuno ci aiuti! Aiutatemi! Che è successo? Professor Aster, abbiamo urgentemente bisogno di lei. Uno dei Pokémon del capopalestra Alice ha perso il controllo e noi aiutanti non siamo riusciti a fermarlo. Alice è in difficoltà, la prego, ci dia una mano! Capopalestra, sì. Parli del diavolo. Molto bene, andiamo verso la palestra in fretta e furia. E poi oggi siamo fortunati, con noi c'è anche il prescelto. Mi aspetterà all'interno della palestra, i Pokémon ce li ho carichi. I primi tre sono come l'altra volta, quindi con gli stessi strumenti, perché sì, non c'è motivo di cambiarli per ora, vediamo come va. In fondo una zuffella di potenza massima, quindi bisogna andare di qua. La prima volta che ho affrontato questo enigma io andavo totalmente a caso, non sapevo che bisognasse leggere sulla quella specie di lapide il percorso esatto. L'aria si fa pesante, sei pronto? Mi ha avvisato. Che succede? Mega Venusaur? Link, grazie per essere arrivato. Vi supplico, aiutatemi a far tornare il mio Venusaur come era prima. Ma la Mega Evoluzione in effetti arreca un grave sforzo sul Pokémon. Link, quello è uno dei Pokémon Mega Evoluti di cui ti ho parlato. Purtroppo non c'è molto da fare. Per placare la sua furia, dobbiamo necessariamente sconfiggerlo in battaglia. Va bene allora. Forza Link, sconfiggi questo Pokémon, non c'è tempo! Bene, dopo 4... possiamo combattere. Si stava caricando. Quante barre della vita ha costui? Quindi è un Pokémon Furia lui. Ottimo. Fatti sotto. Ah, livello 100 e una sola barra. Ah, buono. Allora, rimbalzo. Ma è veloce. Tanto è da stab, è fisica, e ho bitorso l'elmo. Ah, parassi seme, non va bene. Quindi sonnifero, parassiseme e gigassorbimento. La terza? Che poi evita l'attacco, non è che lo evito, ma... boh. Ah, che poi posso usare tutti quanti i Pokémon, non solo tre.
Meglio. Fuoco bomba. È scottato, ok, ma non gli ha fatto nulla? Perché così poco? Ma non è che... Ah, fango bomba, cavolo. Tutta roba speciale allora, che non fa contatto. Mandiamo un po' di Elebi, se ha psichico di Elebi, che tanto è veleno. Onda sana. No. Segno raggio. Confuso. Boia, confuso e avvelenato, bene. E proprio dire bruciato. Ah, niente, così. Allora, aspetta. Ma segno raggio, dai. Magari lo confondo. La cosa buona è che tra parassi seme e gigassorbimento c'è la scottatura che gli toglie qualche danno. Sta andando. Piano piano, ma sta andando. Brutto colpo, ottimo. Ok, Venusaur fallisce. Uso il turno per revitalizzare un mio compagno, che sarà Endeavor a sto punto. Cavoli, tostarello però lui, eh. Mando Harrock, che almeno dovrei finirlo, con acrobazia. No, non ancora. Però ci penserà la scottatura. Forse. No, non ci pensa la scottatura. Acrobatic e finisce. Buono. Facile rispetto a quella di Greninja. Cioè, facile fino a un certo punto. Perché non fa danno da contatto lui. Quindi più facile perché posso usare tutti quanti i Pokémon. Più difficile perché non fa danno da contatto. Solo per quello. Oh, Link, non so davvero come ringraziarti. La natura stava piangendo dinanzi a questo triste spettacolo e alla sofferenza del mio Pokémon. Hai tutta la mia riconoscenza. Anche il mio animo di quercia vacilla davanti a un fenomeno così tremendo. Prendi questa, Link. So che con te sarai in mani sicure. Beh, sì. Direi proprio di sì. Molto bene, Link. Torniamo in laboratorio. Che succede? Allora è questo il misterioso potere che sta facendo infuriare i Pokémon. Mio nonno me ne ha parlato nelle sue missive, ma non immaginavo fosse così temibile. La bestia del Tempio di Ofiucia è ardirata e il cardinale Chu è assente. Se essa non verrà domata, la regione verrà scossa da un cataclisma. Devo andare quindi a Ofiucia. La furia si sta espandendo a macchia d'olio. Ma siamo sotto una buona stella. Il sommo Luxron ci ha benedetti con dei giovani coraggiosi. Non ti preoccupare, Alice, risolveremo questa faccenda. Link, ti aspetto di nuovo all'ingresso del laboratorio. Appena sei pronto, raggiungimi lì. Andiamo quindi da Aster nuovamente. Eccoci qua. Allora, dove si va ora? A quanto pare questo fenomeno si sta espandendo anche in altre città. Le cause sono ancora ignote, sono davvero molto preoccupato. Non perdiamoci d'animo, conosco già la mega evoluzione. Tuo padre e io abbiamo avuto modo di documentarci con gli antichi scritti di Kalos. E siamo riusciti a sviluppare un dispositivo che permette di controllare un Pokémon mega evoluto in battaglia. È un'ardua impresa controllare Pokémon mega evoluti. È necessario un fortissimo legame tra allenatore e Pokémon. Ma credo che tu ti sei dimostrato più che in grado di gestirla. Dammi un attimo il PokéWes. Ottimo. Con la funzione mega evoluzione, che bello. Questo vuol dire che ora posso usarla sempre? Cioè, anche al di fuori della lotta, intendo? No. Dunque, ad Ofiucia sta succedendo qualcosa di terribile, bisogna intervenire. Con la mega evoluzione sarai più pronto per affrontare Pokémon Furia. In bocca al lupo. Ah, me l'ha messo lì come simbolo, ok. Va bene. La pioggia è troppo forte, meglio non usare volo ad Ofiucia. What? Sì, ma dove devo andare io? Aspetta. Ah, qua sopra, certo. Dimora il cardinale, ovvio. Ci picchia. Chissà che sta succedendo. Ehi? Ah, ecco, devo parlare con lui. Non con Decidueye, ovvio. Ehi, ma guarda chi si rivede. Decidueye mi adora. Mi dispiace, Link, ma se stai cercando papà, purtroppo è impegnato con le sue cose da grande. Mi ha detto che tocca a me proteggere l'ufficio durante la sua assenza. Finalmente gli dimostrerò quanto valgo.
Però questo maltempo mi preoccupa. Quando papà mi raccontava storie, mi disse che secondo le antiche leggende di Ophiuchia, se avvengono forti piogge e tempeste che si abbattono sul villaggio, è un segno di sfortuna e cattivi presagi. Se ricordo bene, erano causati da... Ah, sì! È il dire della sacra bestia del dimora di Cardinale, il Pokémon Tuono Raikou! Papà si è fidato di me e voglio dimostrargli quello che so fare. Per questo, Link, mi daresti una mano a calmare la bestia? Ho bisogno dell'aiuto tuo e di Residua se voglio conquistare la fiducia di papà. Aiuto sì, Ruta, ovvio. Sapevo di poter contare su di te, Link. Residua, ti aspetteremo nella dimora del Cardinale. Vieni quando sei pronto. Sono pronto. Ok. In effetti sì, le statue di Raikou all'ingresso suggerivano che... Insomma... Era Raikou il Pokémon protettore, diciamo. Queste sono le stanze segrete della dimora del Cardinale. E io e papà siamo gli unici a poter entrare in questo luogo. Anche se ora ci sei entrato anche te. Lo vedi questo piccolo monumento? A quanto pare è un portale dimensionale. Quando ero piccolo, papà mi raccontava delle storie per farmi addormentare. E tra queste mi è tornata in mente una vecchia frase. Le tre bestie proteggono i più antichi villaggi della regione di Eldiu, ma per evitare pericoli si nascondono e vivono liberamente in più dimensioni. Non so cosa voglio dire esattamente, ma potrebbe essere una pista. Già. Come? Credi di avere un Pokémon che può darci una mano? Molto bene allora, procediamo insieme in queste stanze e arriviamo da Raikou. Ah, bene. Quindi devo... attraversare più stanze dimensionali? Eh sì, lì non si può andare. Continuiamo. Ah, ma è tipo passato? Aspetta, ora voglio esplorare, accidenti. No, vabbè, che figata! Quanti ce ne sono? Cavolo, non è che devo romperla? No, è proprio bloccata. C'è una sfera, ok. Ok, taglio. No, bellissima sta parte. Eccola. Sono caduto. Ah, punto di partenza, accidenti. Ok, allora qua sopra. Vado di qua ora. Ok, prima questa. Mamma mia, ragazzi, fantastico. Aspetta un po', ma posso buttarla dentro volendo? No, dentro non si può buttare. Andiamo avanti. Ok. Ah, ecco, non so che non l'ho fatto comunque. Di qua? No. Allora, questo è sbagliato, mi questo. Ok. Andiamo a spostarlo. Ok, così. E si sale. Cavolo, quanta strada però. Accidenti. E c'è quello lì sopra. Bene, già si vede da qui. No! Perché? Mi sono mosso, maledizione. Ora ci siamo. Quale cavolo era? Vabbè, salvo. Mi pare fosse questo. Oh, meno male. Oh. Ah, c'è un passaggio segreto. Cosa? Ok, entriamoci. Ah, se voglio uscire. Beh, certo, buono, utile. Utile. Ah, ok. Sembra che sia qui allora. Eh sì, quanto pare. Mamma mia, oh santo cielo. Wow, santo cielo.
Ah, oh, no, no. 1, 2 e 3. Non lo so, provo con loro, ma perderò sicuramente. Mega Raikou, come lo sconfigo Mega Raikou? Che farà attacchi speciali. Ci siamo, Link, Raikou è qui. Ti aspettiamo più avanti. Oh. Ah. Bello. Però, ma quello non sembrerebbe essere Raikou. Da quello che mi raccontava papà aveva un aspetto solenne. Guarda che bello. Invece adesso... adesso mi fa davvero molta paura. Che cosa? Raikou è stato finanziato da un'energia malvagia chiamata Furia. Ecco perché l'aspetto è così diverso. Ho deciso. Questa volta non scapperò come le altre volte. Ho promesso a papà di proteggere Ofiuchi e così farò. Forza Link, sconfiggiamo insieme Raikou e facciamolo tornare alla normalità. Insieme, forse solo io mi sa che dovrò combattere. Raikou chiama in soccorso un Pokémon aiutante. Quindi è doppia. Ok. Ma... ah sì, è vero, è doppia. Ma lo controllo io di Sidwai? Allora, che faccio? Sgranocchio, metal testata, oltraggio. No, solo Draddigon controllo io. Aia. Vabbè, si è svolto un turno strano, eh. È stato molto strano sto turno. Quindi piove, quindi alla fine qui non mi serve a nulla. Electabuzz non mi serve a nulla. Ok, calmamente. Male, molto male. Dai, quel Jolteon è quasi andato. Non gli faccio nulla. Devo venirci con un Pokémon di terra. No, oh, meno male. È andato. Ora ci può aiutare il nostro amichetto qui. Forse. Se non ci rimane, ma penso che ci rimarrà il prossimo turno. Allora, bagni ora lo sciotta pure un soffio d'aria. Perfetto. Non aspettavo altro. Fendifoglia, buono. Allora. Colpo basso, così, per capire. Ti prego, hai un altro Pokémon, per favore. No, brutto colpo quello gli ha fatto. Ce l'ha! Ce l'ha! Ce l'ha, Root! Ce l'hai! Davvero ce l'hai! Grande! Ma sei un grande, Ruta! Ma ti voglio bene! Ah, è suono. Ipno qui è suono. Ma non gli faccio nulla neanche con fuoco al colpo. Che è? E che cos'è? Vabbè, attacco di Endeavor fallisce. Ah, niente, anche Rute è andato. Però siamo in 6 Pokémon qui. Non è da sottovalutare. È scottato. Tanto non gli faccio nulla. Va bene, va bene. Non ho capito come affrontare la lotta comunque. Ma adesso, caro mio, facciamo il Turbo Sexo Paxo, Non te l'aspetti mica, Raikou, quello che ho preparato per te. Il bello di giocare con Pokémon che non ho mai catturato durante il corso dell'avventura è che devo catturarli ora per sconfiggere poi i boss. Io durante l'avventura ho catturato pochissima roba.
proprio perché non sapevo che squadra andarmi a fare, però bene o male ho usato tutti quanti i Pokémon nuovi. Ah, qua c'è Snivy! Ho catturato uno Squirtle mentre allenavo la squadra, che tra l'altro ho perso tempo ad allenare Onix. Avevo una cosa in mente, ma si è rivelata del tutto inutile. Pronti allora? Si va! Let's go! Ah, che bello quanto è... c'è questa grafica! È brutta, ma è bello vederla! Ecco qua i Pokémon che porterò con me. Uno è Scoville. E vi spiegherò anche perché mentre andiamo a fare la lotta. Il secondo è Rexquiem e il terzo è Bunny. Rexquiem. È un po' un nome strano da pronunciare, ma ci sta. Allora, perché ho scelto questi Pokémon? Beh, li vedremo in battaglia, è molto semplice. Questo Raikou non me la racconta giusta, a dire il vero. Non è solo elettro. Mi sa che è anche acqua. Non ne sono sicuro, perché ovviamente cambia il tipo. Però... vedremo. Perché dico che è anche tipo acqua? Perché conosce la mossa idrovampata. E come abbiamo visto per la scorsa volta con Greninja, che conosceva Pirolancio, era fuoco. Quindi questo Raikou è elettro-acqua. Elettro sicuro, guarda che roba. Allora, iniziamo con Scoville in campo, tossina, su Raikou. Ah, ci ha fatto poco. Ahia, palla ombra su... fa molto, molto male su Decidueye. Poi andiamo con un bel parasso seme, sempre su Raikou. E piano piano gli facciamo un po' di chip damage. Ah, è ancora vivo. Bene, non è morto. Era come nella prova. Faccio sempre una prova per vedere se il team funziona. Se no che faccio? Metto qua a registrare, perdo le ore per registrare. Guarda, un parasso anche su Jolteon. No. Niente fare da... ma comunque anche prima è andata così, quindi perfetto. Anche prima è andata uguale. Jolteon non può scappare, non penso che scapperebbe. Ecco qua Rexquiem. Rexquiem a che serve? È terra buio. Se fa forza sfera mi apre, se fa idrovampata mi distrugge, se fa fulmine no. Io vado di terremoto. Decidueye l'ha fatto su Decidueye e non ha effetto su di me. Allora faccio un po' di damage anche a Decidueye. Quindi magari tanto Jolteon ci pensa il mio amico. Quindi privazione su Raikou, che dovrebbe avere lo strumento. Ce l'ha lo strumento? Vediamo. Mamma mia quanto sembrava Decidueye. Non ha strumento, però l'avvelenamento lo sta distruggendo come se non ci fosse un domani. False lacrime, gli abbassiamo. Ha sentito dolore. Si è sentito uno che faceva aia! Ed è giusto. Allora, altro piccolo damage con Bunny. Con Bunny facciamo un bruciapelo che almeno perde un turno, Tentenna si perde il turno, parassi seme, avvelenamento che lo spacca e via così, proprio di gran bellezza. Zuffa. Bravissimo, bravissimo. È fatta. Ha funzionato. Vedi come va? Facile, no? Sono facili i boss. È solo che io non so giocare. Devo pensarci dopo alla strategia. Però stavolta invece di perderci 18 volte ce l'ho persa solo una, perché dico, se il team non va è inutile che ci riprovo. Tutta coccia. Andiamo avanti, va che è meglio. Ma a parte penso che l'episodio può finire qui, no? Tanto tutto quello che ho registrato prima e adesso è un bel episodio, insomma. 20 minuti buoni. Tagliando poi le parti dove mi sbaglio di continuo a cadere, vabbè. Il sigillo reagisce. È il turno di Pokémon Furia, perfetto. Vado a controllarlo subito, sì. Link, non ci credo, ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta insieme. Papà sarà molto orgoglioso di me. Di me che ha fatto tutto... sì, tu hai aiutato, ok, va bene. Torniamo all'ingresso della dimora. Speriamo che la furia di Raikou si sia calmata. Andiamo! Ah, mi porta lui, buono. Guarda Link, il tempo è tornato sereno. Questo è un segno positivo per il nostro villaggio. Porgi la Pokéball di Raikou a Ruta. No. Vuoi darmi Raikou?
Papà una volta mi disse che prima o poi le tre bestie avrebbero seguito il prescelto. E non solo Fuchsia, ma tutta la regione di Eldew sarà protetta da una persona, ovvero te. Sei d'accordo anche tu di sì, Dwight, vero? Buono. Ehi, tu, sei circondato, arrenditi! Ma chi è? Cosa sta succedendo laggiù? Non so, andiamo a vedere. Andiamo. Io vi raggiungerò più tardi, devo andare a dare una controllata a quel Raikou per capire se che tipo di Pokémon è. Ha sempre elettro, però idrovampata. Terra volta, neutralizza le abilità che bloccano le mosse. Sempre elettro. Va bene, ci sta. Per concludere, quello che ha detto Ruta è molto importante, perché se davvero le bestie sacre scelgono, seguono il prescelto, vuol dire che prima o poi avrò anche Entei e Suicune. E sì, ho un Pupitar Shiny. Mentre allenavo i Pokémon è comparso lui, che tra l'altro ha uno spawn rate abbastanza bassino, il signorino, Bene, direi allora che per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Nel prossimo andremo a vedere che cosa succede alla città laggiù, perché sicuramente c'è qualche disastro, però qualcuno è circondato e si deve arrendere. Ad ogni modo, in descrizione trovate il link per Instagram e Telegram e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.